Quindi abbiamo finito con le guerre, con l'energia atomica, con gli ospedali. Completamente. Completamente. Avete saputo che vogliono finalmente mettere in evidenza quello che è giusto che era giusto fare ad Adrano o a Paternò, non so. L'energia solare. L'energia solare non è migliore dell'energia atomica? E allora perché non lo fate? Troppi interessi. Non solo troppi interessi, troppo cornuti. Ma ora, Eugenio, ci stanno preparando il ponte sullo stretto di Messina. Io credo che non ci arriveranno a farlo, questo ponte. È una profezia? Ma sai, è preferibile che la Sicilia rimanga distaccata fino a nuovo ordine. Va bene? Cosa potrebbe succedere in Italia a livello fisico se ci sono, se ci saranno degli sconvolgimenti? Beh, questo non ve lo posso, non ve lo posso dire, perché gli sconvolgimenti li fanno coloro che hanno il potere per farlo. Sono gli angeli del Padre Glorioso, sono loro che fanno gli sconvolgimenti. Quello che sta facendo Lucifero non è uno sconvolgimento? E quello che fa Satana non è uno sconvolgimento? E allora? Che manca al Padre Glorioso, mancano per caso i mezzi per fare gli sconvolgimenti e per salvare chi deve essere salvato? La natura come sarà sulla terra un domani? Pulita. Ci saranno animali feroci? Sì, ci possono essere gli animali, ma possono non essere feroci. Se appartengono alla terza dimensione, saranno animali, va bene, che sostituiranno l'uomo di oggi. Quindi mangiare la carne potrebbe significare mangiare il nonno. Esatto, non solo, ma tu vedi che oggi mangiano i cani. Lo sai che mangiano i cani? In Cina. In Cina, anche in Europa. Qualcuno, qualche ristorante che ti dà la fetta bella, pulita, fritta, e la fetta del cane. Allora, abbiamo parlato di angeli. Angeli che sono al servizio di Dio. Che differenza c'è tra gli angeli e gli extraterrestri? La differenza c'è perché gli extraterrestri possono avere un corpo fisico ma realizzato. Gli angeli non hanno un corpo fisico, sono semplicemente astrali, hanno un corpo astrale, spirituale ma astrale, perché io l'ho visto, sono belli. Non sono toccabili, perché non tocchi niente. Sono puro spirito. È puro spirito astrale. Uno spirito che ha la possibilità di essere visto. Bianco, lucente, luminescente, bello. Ma anche loro hanno una evoluzione e vivono su dei mondi spirituali? L'angelo diventa arcangelo. L'arcangelo è superiore all'angelo, perché l'arcangelo è un essere spirituale realizzato al 100% secondo
i voleri dell'essere macrocosmico. Non cosmico, macrocosmico. Quello che è il padrone di diversi universi, va? Ma ogni universo c'ha il suo gruppo angelico, il suo gruppo enzimatico? Certo, ce l'ha, logico. Anche tu ce l'hai. Hai gruppi positivi e gruppi negativi. Se alimenti i gruppi negativi passi guai, se alimenti i gruppi positivi stai meglio. Io ti consiglio di stare attento. Eugenio, Adoniesis, che è Adonai. È Adonai, che ha personificato la tua missione, ti ha personificato per la tua missione, che ruolo svolgerà da ora in poi? Chi? Adoniesis. Nei riguardi? Nei riguardi del programma. Ah, del programma. Il programma rimane sempre quello che è. Io mi sono pentito di aver creato l'uomo, io lo distruggerò. Se l'uomo cambia, se l'umanità cambia e mette le cose al giusto posto, secondo la virtù dell'essere supremo, e allora può darsi che tutto cambia positivamente. Altrimenti non può fare a meno di eliminarlo. Però si parla sempre di quella umanità cattiva che non si vuol redimere. Si parla di quella umanità che invece di ubbidire disubbidisce, invece di essere positiva è negativa, invece di essere buona, giusta, è assassina. Di questo si parla, di questa umanità. Oggi siamo, Eugenio, 6 miliardi e 200 milioni nel mondo, no? Secondo te sono troppi questi enzimi per la Terra? Non sono molti, sono malamente distribuiti. Quindi sarà per questo che molti soffrono, muoiono e non sopravvivono? Ma è chiaro, te l'ho detto, sono milioni in Africa. In Africa l'acqua. Ma c'è più acqua sotto il suolo africano che in Europa. Però, no, debbono vendere l'acqua minerale. Sembra che l'Etna sia un posto che loro hanno sempre privilegiato. Ma il vulcano è il mio amico. Io lo voglio, io lo amo perché... So perché è stato creato e so quali sono state le sue funzioni positive. Io ho una fotografia che è sotto, che te la posso mostrare, del viso della lava, il viso di lava che scendeva, e ci ho detto: per cortesia fermati, perché c'è la statua della Madonna qua di cosa, non vorrei che tu creassi danni. Si è fermato subito. A proposito, ti ricordi quando andavi sul monte e c'era quella casetta dove tu rimanevi che fu risparmiata dalla lava? Esatto, perché io con la lava sono un amico del fuoco, come sono un amico dell'aria, dell'acqua e della terra. Che rapporto hai tu con gli Zigos? Con gli Zigos? Che rapporto ho? Tutti i rapporti che mi sollecitano loro. Ed è che io sono a loro disposizione. Oggi è l'8 giugno, Eugenio. E c'è Venere che è innanzi al Sole. Cosa significa che Venere oggi sia davanti al Sole? Davanti al Sole? Beh, significa che
il sistema solare sta subendo dei mutamenti eccezionali per ordine dell'essere macrocosmico, che non è Adonai. Adonai è l'essere di questo sistema solare che ha creato con il permesso dell'essere macrocosmico. Una cosa immensa. È un essere. Tu perché? Tu che tu non sei una cosa immensa? Secondo tutte le cellule che hai e tutti gli enzimi che porti. Microcosmo e macrocosmo. Macrocosmo. Come diceva Ermete Trismegisto. Ermete Trismegisto. E chi era Ermete Trismegisto? Un amico mio. Senti Eugenio, per quale motivo Venere orbiterà sulla orbita della Terra? Perché è previsto lo spostamento del pianeta Venere a posto della Terra e la Terra a posto di Marte e Mercurio prenderà il posto di Venere. In sostanza si sta allargando, sta crescendo il sistema solare. Quindi è un evento cosmico. Un evento cosmico. Un evento cosmico che poteva essere accettato dalla coscienza pulita, e lungimirante dell'umanità di questo pianeta che hanno reso sporco e puzzolente. Che differenza c'è, Eugenio, tra la Terra oggi e Sodoma e Gomorra ieri? La differenza è che Sodoma e Gomorra era quasi quasi un evento angelico, mentre sulla Terra c'è Lucifero e Satana. Quindi siamo alla fine. Alla fine? Non si vede la fine. Che cosa sta succedendo? Migliaia sono i morti. Migliaia muoiono tutti i giorni. 30.000 morti al giorno, 12 milioni morti di AIDS, 11.000 contagi al giorno, 250 milioni senza acqua. E io vi posso assicurare nel modo più assoluto che c'è più acqua sotto l'Africa che in tutta l'Europa. Potabile, buona. Acqua da bere. Acqua da bere, acqua pura, al 100%. 200 milioni di denutriti. 25 milioni di bambini schiavi. E 12,7 milioni di profughi. E parte di questi profughi vengono qui in Europa per cercare di sopravvivere. Nelle tue numerose profezie che hai dato in questi 50 anni, parli anche che la Terra ad un certo punto sarà senza acqua da bere. Sta cominciando a difettere la possibilità di avere acqua. Tra non molto la gente sarà assetata, morirà assetata. Sarà più importante l'acqua del petrolio. 100.000 volte. Questa fa parte di una delle tue tante profezie che si sta verificando.
Beh, si sta verificando. Io ho fatto un pozzo con 30.000 litri di acqua. Qua davanti a voi. Davanti a voi, 30.000 litri di acqua. Mi hanno consigliato di tenerla sempre attiva. Non solo, ma mi hanno consigliato di avere due apparecchi che producono energia elettrica. Generatori? Sì. Questi progetti sono un pochettino pericolosi. Sembra che stia per accadere qualcosa di grande. Ma qualche cosa di grande sta accadendo. Fare cieche i soldi non conta nulla. Conta di essere ciechi e sordi. E quindi con tutte le conseguenze che vengono create dai ciechi e dai sordi. Senti Eugenio, ti ricordi che io parlo sempre di quello che tu hai detto e si è avverato, perché questo è importante. La gente si deve rendere conto che tu hai detto tutto quello che doveva essere detto. Ma Gioia, quelli che mi hanno istruito in materia sono stati di El Dorado, gli abitanti del Dorado, dell'El Dorado. L'El Dorado è il paradiso che sorgerà quando ci sarà, dalla terra sorgerà quando ci sarà la nuova terra e il nuovo cielo. Il tuo regno dorato. È il mio regno dorato, sì. E io sono in contatto con loro. Loro mi vogliono bene e vogliono bene tutti coloro che capiscono che cosa intendo dire quando invito la gente ad essere, ad amare il prossimo suo come se stesso. Questa è la più grande legge. Ecco. Amare il prossimo suo come se stesso, quanto è difficile. Senti Eugenio, tu hai anche parlato di una cosa meravigliosa, di un'esperienza tua, no? Che è accaduta in una dei tuoi viaggi particolari. Quando sei stato sulla Luna Nera? E ci sono stato con un uomo di Bologna. Io sono partito di qua, lui è partito da Bologna. Ci siamo incontrati nel disco volante che ci ha trasportati in 20 minuti dalla Terra alla Luna. Questo cosa ti ricordi, cosa hai visto quando sei andato? Ho visto delle istituzioni, di personaggi particolari che erano stati incaricati di evitare che si facessero esperimenti nucleari sulla Luna, come si era deciso. Ed è stato questo il motivo perché si sono trasferiti sulla Luna. E si sono fatti vedere. Non lo hanno pubblicato.